Benvenuti a tutti, siamo arrivati all'ottavo incontro di una serie di incontri sull'arte in Italia negli anni 70, curati da Daniela Lancioni, che ogni volta ringrazio con più entusiasmo e con più convinzione, perché veramente ci ha fatto vivere incontri, situazioni e grandi esperienze in questo ciclo di incontri. Oggi incontriamo Luigi Ontani. Già il solo fatto che questa sala sia piena strapiena dimostra quanto sia popolare e amato, e un'arte la sua che tutti conosciamo, un'arte che si ispira così un po' al mito, all'orientalismo, al nomadismo, all'eccentricità forse anche, ma è un'eccentricità che rispetta anche la tradizione. O no? Vabbè. Ontani inizia la sua carriera negli anni 70, contraddizioni, sì. Ecco. Inizia la sua carriera negli anni 70 con tante forme di arte, di cose, ma insomma più famosi di tutti credo i tableau vivant di allora, che è certamente uno degli argomenti che Daniela Lancioni affronterà col nostro ospite. Io cedo subito la parola a lei, visto che abbiamo cominciato un po' in ritardo, ma sarà certamente una serata di grande interesse come tutte le altre. Grazie a Luigi Ontani, grazie al magnifico staff della Quadriennale. Non perdo tempo, soltanto così una riflessione su questo ciclo che con Luigi Ontani oggi si conclude, di dialoghi con gli artisti. Tutto sommato siamo andati in una direzione abbastanza simile, verso un'idea di ricongiungimento di corpo e spirito in qualche modo, in modi molto diversi, ma forse abbiamo percorso quella strada con tutti gli artisti che abbiamo avuto il piacere di avere qui. Anche con Luigi Ontani abbiamo preparato una carrellata di immagini che partono nel suo caso con i primi lavori conosciuti. Non sono questi i primissimi lavori, non è questa neanche la prima mostra, però mi è sembrato giusto cominciare con questo ciclo di opere. Siamo nella Galleria San Fedele a Milano, è la seconda mostra personale di Luigi Ontani e vorremmo moltissimo che tu ci parlassi e ci introducessi a questi oggetti che tu indossi, fatti di cartone, fatti di gesso e di gomma piuma. Difatti ero ancora al mio villaggio, che si chiama Vergato, dove sono nato, che poi è diventato Grizzana Morandi, oltre il fiume, dove risiedo. E come necessità assoluta e relativa di passare il tempo di dopolavoro, di dimensione ludica o giocosa, io ogni giorno giravo attorno tagliando questi cartoni, che poi avevo chiamato la stanza delle similitudini, perché in quegli anni, leggendo Foucault, trovai pertinente estendere questi stilemi, che erano già la somma di diversi anche elementi fra antropologia e anche architettura, riguardandoli, dopo aver già appellato degli altri piccoli oggetti di scagliola dipinti a tempera, oggetti pleonastici, quindi pronti a un uso inutile o al disuso. Mi compiacevo di una ambiguità, di esibendo la mia propria immagine, la mia propria indole, e quindi già giocavo in una angelicità relativa, che è quella che, venendo a Roma poco dopo, se ben ricordo il compleanno del 70, l'attico di via Beccaria, è una piccola leggenda che mi compiaccio di raccontare ogni tanto, al balcone del garage Sargentini disse: finalmente è arrivato un angelo. E io stavo difatti esprimendo da tempo delle immagini come l'angelo custode pedale, l'angelo infidele, tutto ciò che in un qualche modo la dimensione teofanica o di mistico e santità veniva liquidata, un tentativo di liquidazione, ma questo è poco prima o poco dopo, mentre
questi ritagli di carta che non pensavo si conservassero, li ho ritrovati in soffitta, non tutti ma molti, e appunto erano anche forse in una consapevolezza di design o di un design ridondante o come dire romantico, comunque certamente fatti con nulla o quasi nulla. Difatti erano anche gli anni che a Bologna frequentavo il centro Duchamp, che era del domatore del design Gavina, dove io venivo ospitato quando non avevo voglia di ritornare a casa, cioè da Bologna al villaggio. E quindi nello stesso momento io, c'erano degli elementi che venivano ripetuti e quindi i concetti, anche se visivi, ritornavano a una falsariga linguistica che poteva essere appunto dalla similitudine all'analogia, alla simpatia, alla convenienza, alla convivenza. Quindi gli stilemi si ritrovavano fra di loro in una specie di giungla che creava un ambiente. Questi invece sono gli oggetti pleonastici, che poi io, fu il momento in cui, mettendomeli addosso, giocando come fossero appunto non dei gioielli ma dei frutti, dei fiori, mi resi conto che la posa fotografica doveva avere un significato ulteriore rispetto a queste cose che stavo facendo, no? Questa, ecco, è una foto presa dal video del Castello di Rivoli che abbiamo messo per far vedere che sono oggetti colorati, sono, alcuni di questi sono dei calchi di oggetti, no? Sì. Forse qui una macchina fotografica. Sì, esattamente. Altre è un barattolo di borotalco, altri sono quello completamente Roberts. Rigiocati. Questa è una selezione di alcuni, per esempio, ecco, che sono ricomparsi a Rivoli, però io li ho tenuti uniti e stanno nell'ultima, così, nella libreria Roma More. Non per chiosare quello che dice Luigi, però forse è un momento, vale la pena di soffermarsi sull'idea della stanza delle similitudini. Qui ne abbiamo un esempio montato in una mostra successiva da Franz Paludetto. Nel 1967, peraltro questi lavori sono esposti nel 70, ma credo che risalgano a qualche anno prima. Sì, le foto precedenti furono che io coinvolsi i fotografi di Bologna con cui già stavo facendo delle immagini come simulacro fotografico, e vennero, ricordo esattamente, prima del Natale del 69. Queste cose, non, come dire, assolutamente solo quelle, già in un dilettantismo tipico anche della mia vita solitaria o di strapaese, anche se non proprio, perché come indole già tendevo a viaggiare il più possibile, le avevo fatti da metà degli anni 60 fino a quella data, e fu la conclusione di quell'avventura visiva. E quindi giorno dietro giorno, io, certo erano gli anni in cui poi anche a distanza io sapevo che esistevano tante altre, ecco, dimensioni dell'arte, che erano quelle che mi attraevano, ecco perché poi scelsi di venire a Roma anziché a Milano, anche se in quegli anni sembrava essere più favorevole a certe prospettive. Un aspetto, appunto, forse vorrei sottolineare, Barilli, per esempio, presentando la mostra che abbiamo visto prima alla Galleria San Fedele, parla di un'esigenza di ripopolamento. La galleria, il luogo espositivo, si riempie di oggetti in un'epoca in cui tutto sommato l'oggetto era abbastanza inviso nell'arte contemporanea, quasi messo da parte dopo, diciamo, la buffata della pop art. E Luigi Ontani parla di queste stanze delle similitudini, che appunto, come ci ha detto, è il libro di Foucault, Le parole e le cose, è un libro che esce in Francia nel 1966, destinato in brevissimo tempo ad essere in qualche modo la Bibbia di questi anni. Proprio nelle prime pagine del libro Foucault parla delle similitudini come di un modo di pensare
precedente all'epoca, diciamo, che era il nostro modo di pensare della nostra cultura, così fino al 17. Scusami Luigi, questa precisazione, perché mi sembra interessante che il modo di pensare fino al 17 secolo, quando ancora si ragiona per similitudini. Fra l'altro le parole che tu dicevi, convenienza, emulazione, analogia, simpatia, sono proprio le quattro con cui descrivevi in qualche modo le funzioni di questi oggetti. L'esempio più esemplare è il sole e il girasole, sì. No? Cioè lui fa questi esempi molto specifici che ritornano come strato delle mie tentazioni, dei miei pensieri, anche quando faccio il Don Chisciotte all'Attico. Cioè, poi che fosse dichiarato no, in quanto il mio intendimento, il mio sentimento era di leggerezza, si direbbe. In verità cercavo non degli alibi, ma delle ragioni ulteriori per esprimere l'immagine, non solo come superficie, evidente. E, mentre qui è la boutique, praticamente, che aveva prelevato quell'avventuriero di Franz Paludetto e che si mise d'accordo con i gesuiti, e io mi ritrovai a Torino e montai queste cose in questo ambiente tutt'altro che favorevole. Però ripensandoci oggi c'era una speculazione. No, perché il premio San Fedele, penso che si sappia, anche se storie remote, era uno dei premi più significativi in Italia di quegli anni, e quindi col 68 fallì, come tanti altri premi, fu sospeso, e i gesuiti, ricordo bene, era padre Bruno, che poi in seguito frequentai, anzi inserì anche nella mia tavolozza dei colori, e chiese ad alcuni studiosi o critici di consigliare un artista che non avesse ancora fatto la prima mostra. Quindi ecco perché Barilli giustamente si piglia e ha il diritto a una priorità di segnalazione, e gli altri, se ben ricordo, e difatti scrisse un testo in occasione della mostra anche molto significativo, che soltanto molto tardivamente fu pubblicato per diverse vicissitudini, cioè Gillo Dorfles. Scrisse un testo molto interessante sotto un aspetto, come dire, fra etnografia e antropologia. Poi ebbi delle testimonianze speciali, quella di Munari, che mi invitò al suo studio, mi regalò uno dei suoi libri, conobbi meglio Fabbro, quindi fu una mostra per me molto significativa, e da cui poi uscì decidendo di venire comunque a Roma, che era nei miei desideri dai primi viaggi. Anche se Torino in quel momento era un centro estremamente importante, era in qualche modo Roma. Ma non vorrei fare un discorso dopo, che fa pensare a un campanilismo che non c'è, no, non appunto, ho mai avuto, era soltanto una questione di trovare un contesto che per me era assolutamente necessario per evadere appunto. Per finire, forse è un po' difficile riprendere il discorso sulle similitudini di Foucault, questo modo di ragionare, secondo lo studioso, per similitudini è un modo che noi abbiamo perduto, e non è il modo attuale di ragionare, dove il linguaggio ha preso il sopravvento e le parole, no, ha preso il sopravvento, è diventato una cosa completamente diversa, una cosa altra e autonoma rispetto alla realtà, mentre nel modo in cui Foucault dice si pensavano gli uomini fino al 600, le parole e le cose. No, insisto un po' perché così con molta umiltà è anche il titolo che noi abbiamo parafrasato nel ciclo di questi incontri, con l'idea di un'archeologia, così di cercare, insomma, naturalmente accostandoci con modestia a Foucault, di scavare nell'arte cercando quel principio che può dare, come dire, sostanza e indirizzo a farci capire di come ragioniamo e di perché ragioniamo di Velázquez così. Velázquez all'inizio del libro, no? Sì, allo che specchio, è Las Meninas, cioè. E ora appunto, sempre secondo lo studioso francese, le parole e le cose viaggiano su due canali separati, lo storicismo ha prevalso e il linguaggio non può che essere preso di nuovo con le pinze, non con un omologo della realtà, ma come qualcosa che ha una sua storia e che va in qualche modo osservato. È interessante, forse, ma non so se sovrainterpreto o è una conclusione affrettata, vedere invece appunto come il giovane Luigi Ontani si pone in qualche modo nella parte opposta a questa modernità del linguaggio. A lui interessa un linguaggio ancora capace
credo di cogliere quel mistero di unione tra le cose e le parole, lasciarlo in sospeso e fare un tutt'uno. E forse il cammino che intraprenderemo con questa conversazione, dico forse perché poi sarà Luigi a provarlo, è anche di vedere come quest'unità, questo un tutt'uno, questo mistero che si mantiene nelle cose della vita, sei riuscito, secondo noi, magnificamente a condurlo. Ma andiamo. Questo è un passaggio sempre di quegli anni che non è esatto, credo, chiamare stanza delle similitudini, in quanto c'erano gli elementi ancora di quel mio percorso o discorso, però prima o dopo erano cose che ho fatto o esposto dopo, o come dire, sono comunque appellate da me favole impropriate. È chiaro che c'era un desiderio, un intellettualismo, una voglia di dare un senso ulteriore alle cose, per cui mi riferivo a Vico, e le favole portavano in sé degli elementi, dei frammenti, delle suggestioni, dei labirinti che non erano così leggibili, per fortuna nostra, come favole, come dire, da raccontare per addormentarci. Comunque quello che si vede a sinistra è un legio, come un autoritratto sfogliabile per terra, sì, e sono delle mostre che io in precedenza non ho fatto e ho frequentato, ad esempio una galleria, sono cronache, comunque la galleria più vivace, più attenta e più disponibile era quella della 2000 a Bologna, che faceva solo le mostre dei giovani, si chiamava Franchi, erano due fratelli, oltre il muro c'era la farmacia, quindi era il fratello considerato dalla famiglia, di là dal muro c'era il fratello considerato cretino perché si era dedicato all'arte, e quindi io, pur non facendo delle mostre, ad esempio mi presentai con questo leggio che chi era presente poteva sfogliare, e poi c'è un omaggio a Lautremont, difatti è scritto col sangue, e ci sono delle citazioni da Lautremont. Poi c'è lo specchio della vita, sono delle decalcomanie con dei nastri che rappresentano i colori del prato verde e del torrente blu, moltiplicate per l'iperbole. Quindi sono dei giochi fra il letterario e il concettuoso, il didattico e il dada, non lo so. Ad esempio quello che vediamo sull'angolo in fondo, il disegno sembra quasi una pianta, quello è o qualche quello cosa... È lo... No, sembra... cioè la tela? È una tela? In sì, fondo? È una tela, quella di cui stavo parlando, un omaggio a Pellizza da Volpedo, di cui avevo visto il quadro a Torino, dello specchio della vita. Poi c'è un omaggio a Marinetti, c'è cioè quel totem sospeso a lutto, se ben ricordo. Difatti sono cose che ho ritrovato in soffitta per merito di mia sorella Tullia e di mia madre, e che in parte esporrò, non so se dire coraggiosamente, sono cose che avevo, di cui non avevo nemmeno più pensato. A Chiesuane hai esposto qualcosa però queste cose non sono mai più state, o non furono mai esposte, non sono state che esposte all'epoca, e le considero quello che devono essere, delle cose acerbe, e difatti probabilmente invece le esporrò in questa mostra alla Casa Museo Andersen, che si inaugura peraltro il 22 novembre. 21, credo. E questo invece è esattamente, siccome erano due stanze a Firenze, la Galleria Flori, una, così come stavo didascalizzando, e questa era un rigiocarmi appunto la mostra del San Fedele, però con l'aggiunta di altre forme, ecco. Ho letto su una cronaca che tu, diciamo, amavi ripetere a memoria un passo di Giambattista Vico dove così indicava i fanciulli come con i gesti, diciamo, inutili. Sì, come questo invece... è successo nell'interlocuzione col giornalista del Resto del Carlino di Bologna, Giorgio Ruggeri, che era una persona che veniva dall'antico e portava in sé un sapere. E quindi era rimasto probabilmente colpito da queste mie citazioni, e dalle citazioni alle citazioni per qualche tempo ho giocato con le favole impropriate in diversi modi, potevano essere
anche delle stanze lo furono in alcune mostre. Comunque tutto questo venendo a Roma me lo dimenticai, non so, anche perché i riferimenti prestigiosi del tempo, appunto si può palesemente, perché no, pensare a Pascali o ad altri artisti che erano degli ideali, no? Non so quanto sapevo o non sapevo, quello di non sapere non è mai una giustificazione, quindi non la cerco per me stesso. Certamente qualcosa a distanza avevo visto, perché a Bologna c'era stata la mostra alla De Foscherari e avevo frequentato Torino proprio nell'epoca dei militari. Per gli oggetti in cartone forse l'artista che viene in mente sono c'ero i cartoni lì di Alighiero, Boetti, Rotolo. No, invece non lo conoscevo proprio. Cioè, se devo associarmi per simpatia e stima, penso a Ceroli, che però non era esattamente, come dire, un omaggio a Ceroli. Ecco, ah, certo. Credo che sia comunque un artista sottovalutato. Queste sono delle immagini che non saprei, diciamo, decifrare. Sono a Bologna. Giusto? Sì, sì, siamo a Bologna. Sì, un giardino del fotografo e ho coinvolto lui giocando proprio in queste passeggiate con le cose. Diciamo che sembra che tu stai, come dire, quasi vestendo questa statua del giardino con un prolungamento. È il momento in cui io inizio a fare le cosiddette belle statuine, le bolle di sapone, gli svenimenti, cioè... Era tutta una mia voglia, una mia complessità di uscire dal mio gioco dilettantesco e uscire anche dalla cornice per entrare magari in un'altra più manierata. Quindi ho portato con me delle forme che trovassero spazio e respiro all'aperto. Era in Giardini Margherita, era il luogo pubblico e oltre la siepe c'era questa villa del fotografo. Questo è un esempio didascalico di uno stendardo dell'Olimpo che poi ho fatto come pose alcuni anni dopo. Ogni striscia è il nome di una divinità? Sì, sì, sì. Con aggiunto la cosa o è solo il nome? È un lenzuolo celeste che porta le didascalie dell'Olimpo. Con le indicazioni scolastiche dei simboli, per dire Mercurio, il Caduceo, ecco, se ben ricordo. Ecco, anche questo è un lavoro che hai pubblicato nel libro curato da Alessandra, sì. Galasso, ma segni particolari e un commento su segni una pelle distesa, forse sono queste le prime immagini del tuo corpo? No, i segni particolari è quello che veniva definito sulla carta d'identità, no? Sul passaporto. E quindi io ho colto, per dire, all'epoca il mio neo era più vistoso, oppure la macchia che ho sul braccio, che ricorda la forma, non a caso, dei Tapromone, cioè del Sri Lanka, dove poi ho passato molto tempo a fare le maschere a Mbalangoda. E quindi sono tutti dei punti speciali di una mappa del mio corpo che spedì e proiettai anche in mostre, per dire, c'era una mostra a Bari in quegli anni, feci proiettare a tutta parete il mio neo, oppure feci ambiente dell'osso sacro, c'è l'osso sacro, comunque sono sette. I particolari sono, sì, le parti del tuo, sì, corpo. Che è il numero 7, che poi presi come parametro anche per la prima, cioè anzi la seconda mostra all'attico, visto che qua c'è anche Fabio Sargentini, che salutiamo e ringraziamo per essere venuto. Adesso abbiamo una serie di immagini sui tuoi video, però vorrei anticipare che verrà Elena Volpato, dunque non è il prossimo incontro ma è quello ancora successivo, ed Elena Volpato che è conservatrice della videoteca della Galleria Civica di Torino, ha deciso di organizzare il suo incontro, la prima parte dedicandola interamente ai due video, e credo che ne vedremo più di uno, e fra l'altro nel libro del Mambo c'è il testo di Elena che Volpato, devo dire, è meraviglioso. Beh, difatti, molto illuminante, Elena Volpato ha il merito di aver ritrovato i miei video
che erano persi nelle situazioni. Era ancora una studente, quindi formò la videoteca del Museo di Torino. Però questi sono dei Super 8 che poi sono stati riversati in video per poterli vedere. Nascono anche da un rapporto abbastanza combattuto, giocato e dal mio isolamento, che non era poi assolutamente drammatico, era solo d'origine, e il Palazzo Bentivoglio, che era lo studio più attivo a Bologna, che era stato lo studio di Vasco Bendini, era stato lo studio di Calzolari, quindi di suo figlio, di altri artisti più giovani, miei coetanei, e a distanza, essendo risultate già le mie cose, come appunto i cartoni ritagliati o d'altro, mi sfidarono, io chiesi a loro di poter fare dei film, loro avevano gli strumenti per farlo, anche se fatti in un modo palesemente dilettantesco, e perché no. E quindi io cominciai a frequentare lo studio, anzi poi diventò anche il mio studio per molto tempo, avanti e indietro. Lo studio di Palazzo Bentivoglio, che intendi? Era uno studio che gli artisti, per esempio Castagnoli o i due Calzolari, condividevano? Palazzo Bentivoglio è quello nella tradizione di Bologna, a fianco all'Accademia di Belle Arti, che fu luogo di studi di artisti, come a Roma è stata via Margutta. Però nello specifico lo studio Bentivoglio era proprio al pian terreno uno spazio che avevano affittato loro e quindi poi anch'io, dove ho, per dire, imparato a stampare le fotografie in bianco e nero fino a quel momento poi. E ho fatto con loro questi film molto avventurosamente. Ecco, questo era Sacombrello, appunto c'è scritto, poi... Non lo so, sono stati composti come sequenza. Svenimenti, dove svenivo veramente, manca il primo piano. Difatti la mappa era il mio volto, in quanto portavi segni delle occhiaie, man mano che ripetevo lo svenimento. Perché cioè i segni delle occhiaie si facevano più marcati, mano a mano che... Sì. Sì, perché questo gioco infantile che trattenendo il fiato, se qualcuno... collabora a stringermi, come sta facendo Castagnoli, che poi fu l'uomo che convisse con la Patrizia Vicinelli, Gianni la poetessa, Castagnoli, esatto, e sono naturalmente tutti e due morti di droga, e lui accettò, così camuffato, di collaborare a questo svenimento, e trattenendo il fiato si muore finché vengo schiaffeggiato e ripreso. Per quante volte? La durata delle pellicole. Quindi non mi ricordo se erano 16 minuti, non mi ricordo, sì, 8 e 8. Quello, il minutaggio che dà Elena Volpato è 5 minuti. E forse è quello che è rimasto. È come un'archeologia, questo è Fuochino, che poi feci anche al primo invito della Biennale nel 72, e ho ripetuto all'interno del padiglione che stava quasi andando in fiamme, ed era l'invito e i video che faceva la Video Gallery, quindi fatto con Gary Sum. E questo Fuochino io lo feci per Gary Sum, poi è andato perso, qualcuno mi sta dicendo che è stato ritrovato e non ci sono le macchine per il... però aveva una variante, ecco, ed è quello che feci anche quando fui invitato a Belgrado, e lì poi conobbi, appunto, come ho ripetuto più volte, Marina Abramovic, che ancora non era performer. A che cosa dai fuoco? No, un gioco, tutti hanno un paradosso fra l'infantile e il ripetitivo, sono alquanto semplificati, cioè arrivavo con tutti i giornali che avevo trovato in edicola, i giornali appunto di giornata, e creavo questo pavimento tappeto di cronaca, poi portavo con me il cuscino con le piume con cui avevo dormito, che tagliavo come fosse un taglio di fontana, tanto per sublimare le cose, e coprivo la cronaca di piume, poi davo fuoco al perimetro e saltavo ripetendo fino ad asfissiarmi, si dice, questa, con la corda del gioco infantile, e così è andato. Sì.
Difatti, quando la Marina fece la stella, io l'ho raccontato altre volte dispettosamente, dissi a Damian, che era vicino a me, Damian, vai a salvare Marina prima che sia la fine. Sembra quasi una, diciamo, un'azione fatta per il pubblico, perché no, c'è il calore, erano... c'è l'odore, perché le piume probabilmente mettevano un odore molto forte. Sì, e però erano un rapporto fra me e questo gruppo di artisti molto anche avventurosi, che avevano delle loro illusioni di ponte anche sul mondo. Era un ambiente molto stimolante per me, Palazzo Bentivoglio di quegli anni, e poi diventò un bazar da cui pescò anche Fiorucci, tanto per ricordare qualcosa. Che sa. Beh sì, perché avevano anche questa, come dire, commistione fra arte e moda, le origini, no? Ecco, questo forse un Tani che fa il tetto. Sì, prima di fare il tetto mi spoglio, sono nudo e mi copro, mi autocopro di tegole, come fosse la corazza con cui posso abitare. Ecco, su questo consiglio, e spero che Elena ne parli, ci sono questa pagina di Elena Volpato bellissima. Beh, Elena l'ho coinvolta per il PS1, ci eravamo conosciuti appunto in proprio perché testimoniasse e scrivesse per... in particolare scrisse per La favola impropriata, che anche come video. Montovola è il nome del monte che fa panorama dove sono nato, forma di uovo, ma c'è anche una mitologia degli Etruschi, di cui mi compiacevo, ma è così, cioè le tombe degli Etruschi, e sembra che lo fosse perché vicino c'è un villaggio che si chiama Aria, dove c'è appunto un piccolo museo, ci sono degli scavi che risalgono agli Etruschi, poi furono portati via dei piccoli capolavori durante la Seconda Guerra Mondiale. Però in questo caso, molto più elementare, selsi volutamente una dozzina di uova e me le componevo in modo alquanto manierato fino alla totale frittata o distruzione. Tra l'altro, insomma, se ricordo bene, Elena Volpato insiste anche sulla quasi classicità o neoclassicità rinascimentale di questo video, dove il corpo in qualche modo si assimila alla perfezione dell'uovo e dove tutto è molto composto. Tra sì, l'altro, sempre molto in bilico, le uova cerco di tenerle in bilico. Queste sono due immagini più estreme, però tutto il movimento, il comportamento per arrivare a questo dramma, diciamo così, è più di tipo manierato, compositivo, vedere come possono le uova essere in bilico con la mia... Ecco, bilico è una parola che forse avrai già detto durante questa conversazione, non mi ricordo, davvero? Ma comunque è una parola chiave per il lavoro di Luigi Ontani, quindi mettiamola bene a mente. Beh, perché sarà una parola che ci accompagnerà. Bilico come ombelico, non bellico. Di questo video non so niente. Questo, intanto, comunque era un film, Super 8, era intitolato Deserto, perché non mi ricordo come e dove avevo richiesto, ottenuto, trovato tutte le sabbie dei deserti del mondo. Quindi erano tanti sacchettini che contenevano degli estratti delle sabbie di tutti i deserti, che io ho mescolato e ne ho fatto un piatto. E poi c'è questa lampada che mi riscalda, come in una metafora del deserto. Questo spirito di patata, andai all'alba a registrare il canto del gallo, e c'è anche il sonoro che forse è andato perso. Ah, non ci danno come muto. Che ripeteva il canto del gallo. E tu sei steso sotto un tavolo dentro un sacco a pelo, no? Sì, e sopra c'è un tavolo con le patate. Sì, sì. Siamo quasi per arrivare a Roma, ma non siamo ancora a Roma. La data può essere anche sbagliata, forse è lì, perché il mio problema con le date è che le devo correggere, non le davo, sono sempre abbastanza enigmatiche per me stesso. Fatto bene a dirlo, perché ne troveremo molte sulle quali non concorrerai. Nell'arco del tempo... Io iniziai forse a quella data a telefonare alle persone guardando l'elenco telefonico
e più o meno c'è anche una registrazione. Dicevo, sono un pittore, vorrei farmi un autoritratto, lei porta il nome di un colore, quindi il suo colore nominale può essere, se lei me lo può imprestare, far parte di una tavolozza. E molte persone accettavano, mi mandavano anche i documenti, cioè era... E così fu. Questi sono quelli che mi mandarono nell'arco di molto tempo, cioè oro, blu, verde. Potevano essere sia cognomi che nomi, naturalmente. Ma erano cognomi di solito. Cognomi. Sì, sì. Quindi il padre Bruno di cui mi parlavi è un cognome. Sì. E poi tentai di realizzare anche delle nature morte, ecco. Essendo a Bologna, e chiamavo, non so, Limoni, o... ma qui siamo proprio un paradosso. Questo non l'abbiamo mai dovrei visto. Non raccontare tutto. Un omaggio a Morandi. Siamo qui alla galleria Il Diagramma, e quello, diciamo, nella tua, così, i tuoi storiografi lo pongono come la prima fotografia, questo angelo infedele della tua persona, nelle vesti, diciamo, una prefigurazione di quello che poi saranno i tableaux vivants. Sì, l'angelo infedele è una metafora di commistione delle mie, come dire, dei miei riferimenti letterari, per cui da Huysmans a Rebour, fa parte dello stesso momento in cui io tento di liquidare, ripercorrendo la mia educazione, o maleducazione che sia, anche sotto l'aspetto mistico religioso, e quindi faccio autoritratto di me stesso, è un ritaglio, le lettere sono incollate sul muro, poi questa è l'immagine ricordo di quella mostra. Le musiche che avevo messo al diagramma, che poi era di Luciano Ingapin, le musiche di Guyon de Machaut, proprio perché avevano questa ritualità fra sacro e profano, no? Almeno l'attributo a cui davo io. Questo invece credo sia una delle prime fotografie che tu realizzi, diciamo, usando il tuo corpo e con un d'après, forse in parte Arcimboldo. Comunque adesso inizia un'avventura straordinaria, dove fra l'altro io credo le fotografie di cui mano a mano, insomma, le opere di cui mano a mano vedremo, forse i rimandi potrebbero essere innumerevoli, credo, no? Non c'è un... Sì, solo in alcuni casi, quando era proprio necessario, ho fatto una citazione diretta. Per cui quando viene attribuito a Caravaggio, solo in alcuni casi mi sono compiaciuto. Difatti prima del Bacchino, più o meno in quei mesi, feci il San Sebastiano nel bosco di Calvenzano, essendo il luogo attribuito come nascita a Guido Reni, ed è comunque sempre già allo stesso momento che stavo facendo i film in Super 8. Difatti ricordo che agli altri artisti amici feci vedere queste prime immagini. Poi iniziò questo mio viaggio anche, come dire, tecnico, per trovare uno stampatore. Ho raccontato queste cose, purtroppo il mio teorema è questo, quindi sono anche ripetitivo rispetto alle persone che già conosco e riconosco. Per cui andai da Villani, che era lo stampatore delle foto, delle immagini d'arte sui treni. Lui ci provò, ma non ci tentò abbastanza, per poi trovare a Forlì Renato Gallotti, che mi stampò queste prime grandi immagini che chiamavano gigantografie, e che erano appunto le immagini su una carta unica, non aggiunte, come magari poteva già anche aver fatto la pubblicità nello stesso periodo. E quindi ho ripercorso dei simulacri di alibi della mia origine per trovare una ragione d'essere fra arte e vita, si direbbe, e quindi ecco perché San Sebastiano. Ma ci sono delle cronache molto semplici. Il divano è stato praticamente fatto fare al tappezziere per me, in quanto anche in questo caso io rimanevo ospite
della famiglia di D'Agostino, che era un pittore siciliano a Bologna, che esponeva anche lui con la De Foscherari, e che, siccome ogni tanto mi fermavo da loro, fece tappezzare questo, e io subito chiamai Bastelli per fare questa posa del Bacchino, che poi appunto esposi alla prima mostra all'Attico. Ci sono diverse pose che erano il risultato proprio di un punto di vista stabilito e che io non consideravo già allora una forma performativa, anche se l'elemento di comportamento in un qualche modo può avere questa lettura, le consideravo già come immagini, come quadro non quadro. Questo naturalmente è un aspetto molto interessante e forse anche due cose mi vorrei mettere in risalto. Intanto vedremo molte opere da Pré e molte opere che grondano di rimandi ad altri artisti e mi riesce difficilissimo, ma credo anche ad altri, parlare rispetto al lavoro di Luigi Antani in termini di citazione. Adesso forse è troppo lungo spiegare il perché, però diciamo così, la parola citazione mi sembra che non si addica al lavoro, perché non mette abbastanza il risalto, insomma la citazione mantiene sempre le cose un po' separate. Invece è potente questa spinta che abbiamo detto a unificare, a tenere unito, e la citazione invece allontana. Mentre da Pré, Omaggio, insomma, sono tutte similitudini sull'onda, a volte della simpatia, a volte dell'analogia, come dicevamo appunto prima. Può essere prima una battutina, ma è un'eccitazione. Invece della citazione. E poi l'altro aspetto è quello del punto di vista. Siamo di fronte, questo credo anche, io ho avuto modo di vedere solo due o tre dei tuoi Super 8, anche la camera fissa era naturalmente propria di quegli anni, comunque di quel mezzo di espressivo. Comunque quelli erano cose più acerbe, però, che ho fatto proprio perché era una mia necessità ad esprimere, non avendo prospettive nessuna, perlomeno quasi, di espositive, come dire, quindi era la cosa più bella e più facile entrare in uno studio di amici, stabilire il punto di vista e giocare questa ritualità molto elementare, anche povera, come dire. Quindi il bianco e nero in bianco e nero perché non avevano nient'altro, era il Super 8, io aspiravo già al colore, difatti in quel momento faccio appunto già San Sebastiano. Le foto, non esistono, ma non giustifico fotografie in bianco e nero, infatti. No, io ho fatto le prime cose anche in bianco e nero. Però ecco, non... Comunque importante è il punto di vista centrale, siamo come di fronte a un quadro, cioè tu imponi, inviti. No, è come fosse un autoscatto, quindi faccio regia del fotografo. Questo è un particolare appunto dello spazio teofanico, teofania. Il riferimento, i due grandi ambiti di riferimento saranno in qualche modo i mistici dell'Occidente, mi viene da dire appunto i mistici dell'Occidente, insomma i santi della religione cattolica e i grandi miti. Mirzola. Lo lessi dopo però. Ecco, e questi sono i da Pré. Io ho pensato come un viaggio di identità, quindi fatto con nulla, cioè la barba di stoppa, Guglielmo Tell era in occasione della mostra invitato San Cristoforo Manna a Lucerna, Trasforme, dal titolo della musica di Lou Reed. Ed è questa la prima fotografia che tu esponi con una scala 1:1 rispetto... No, andavo già in giro anche con altre immagini, certo quando venni a Roma, siamo da alcuni anni dopo anche. Ecco, queste sono fra le prime immagini che feci appunto a Bologna. E poi c'è un ciclo dei prigioni e del David.
e che in questo caso avevo giocato con la qualità del fotografo, che era Bastelli, che poi si è donato al cinema e fa l'aiuto di Pupi Avati, molte cose, e avevo chiesto a lui di, era molto molto bravo nella luce, ha collaborato anche agli spettacoli, era molto riservato ma anche eclettico, di Lucio Dalla, e avevo chiesto a Cesare Bastelli di fare in modo che i prigioni mancassero del corpo, dell'incompiuto, proprio mettendoli nell'oscurità, no? E questo è quello che siamo riusciti a fare. Cioè, c'è questo nero che mangia, sì, una parte del corpo. Sì, l'idea era essenzialmente questa. Vabbè, questo ci siamo un po' divertiti a mettere qualche... No, ma io avevo fatto dei ready-made con le cartoline postali, mettendo in mezzo le mie immagini per adesso, dire la pietà. Adesso le vediamo, questo è il, anche, è anche il, la tour, coinvolsi un fotografo moderna, molto considerato a Bologna, che era Nino Migliori, e che era un fotografo noto per andare negli studi a fare il ritratto degli artisti. Io chiesi a lui invece se era disponibile, e scattò questa immagine alla sola luce di candela, cioè non c'erano altre lampade, e ho fatto diverse pose. Intanto, diciamo, questi sono lavori intorno al 70, che è la data in cui tu scegli, sì, di trasferirti a Roma. Alla fine del 70. Sì. E questo Dante, vabbè, qui scusate, un po', sì, divertito, e insieme a questo Pinocchio, e credo anche insieme a Raffaello, insieme ad Amedeva, sono esposte nella mostra che terrai all'Attico. Però prima della mostra all'Attico abbiamo questo episodio, Achille Bonitoliva, Roma Mappa 72, una iniziativa negli incontri internazionali d'arte di Graziella Leonardi a Palazzo Venezia, durante la quale a cadenza giornaliera si alternano gli artisti proponendo un lavoro o un'azione, ed è una sorta di mappa di quello che c'era nella città di Roma, appunto curata da Achille Bonitoliva. Bonitoliva mi invitò, io dichiarai che sì, rimanevo a vivere, sarei rimasto a vivere a Roma. Perché altrimenti non potevi entrare nel... Sì, era dedicato agli artisti che veramente vivevano a Roma e non transitavano su Roma. Quindi non a caso feci questo gioco palesemente infantile, anche perché stavo già facendo con questo studio scientifico dei video, che appunto sono i videocolori, Plaisir Duller, la favola impropriata, eccetera. Allora, chi riprende è questo studio ST. Sì, li coinvolsi io, in quanto non c'era nessuno che facesse video, almeno mi risulta, in quel momento a Roma, o questi erano i rapporti che trovai, e loro erano estranei all'arte, poi con la simpatia e l'invito appunto anche di Graziella Leonardi, che fu molto influente per simpatia anche in occasione di contemporanea. E chi è dentro e dentro, chi è fuori e fuori, tu sì, contavi da uno a... No, mille... da zero all'anno in cui eravamo. 1972. Sì. Mi volto e dico chi è fuori e fuori, chi è dentro e dentro, o chi è dentro e dentro, fuori e fuori, non lo so. Non mi ricordo. Comunque c'è il video da qualche parte. Indossi un golf fatto da tua sorella. Sì, come che è un po' mondrianesco, tutti... erano le cose a mano che faceva Tullia. Sì. Questa è un'altra immagine. Probabilmente quando dico la fine, che è fuori. Poi queste sono delle immagini improprie, cioè gli strumenti non si dovrebbero vedere, non si dovrebbero sono vedere. Più le immagini a ricordo. Tra l'altro sai che queste sono le fotografie di Massimo Piersanti, che purtroppo sì, sì, sono andate distrutte, era... e queste sono prese dal volume. Sì, sì. No, io ne ho alcune, lui era il testimone ideale di quelle avventure. E qui invece siamo nell'area aperta, nel parcheggio di Villa Borghese, contemporanea, la più grande, straordinaria mostra d'arte contemporanea. Sono preoccupato di non essere troppo noioso. Non lo so, vedo tutti zitti che ascoltano, forse non ancora. Finalmente ce ne accorgiamo quando cominciamo a sentire. Tutti conoscono questa mostra, la più grande, magnifica, meravigliosa impresa realizzata a Roma da Achille Bonitoliva con Graziella Leonardi, migliaia di metri quadrati di opere d'arte all'interno del parcheggio di
di Villa Borghese, appena costruito e non ancora diciamo erano insegnato. Delle gabbie, se ben ricordo, delle erano? Delle gabbie, c'erano le gabbie di Sartovo, che erano queste divisioni tra un artista e l'altro, però Bonito Oliva abilmente esatto. Invitò nello spazio aperto tutti gli artisti, probabilmente, che tra l'altro tu parlavi di Marina Abramovic adesso nei documenti di degli incontri internazionali d'arte che Gabriella Bontempo ha donato al Maxi, c'è proprio una lettera di Marina Abramovic, giovanissima, anzi di un suo amico, che scrive ad Achille Bonito Oliva proponendogli di presentarla nell'area aperta di Contemporanea. Bene, comunque, io ricordo molto bene, sono delle cronache, che Marina, appunto, che avevo incontrato per ben 2 anni a Belgrado, al Festival di Belgrado, lei venne a Roma sicuramente invitata e coinvolta, come stai dicendo, cercando, conoscevi Lia Soskic, che è l'artista che vive a Roma più o meno, come dire, non so, si è nascosto, e quindi venne a trovare me e Lia quella sera, in quella convivialità tipica di quegli anni, eravamo tutti a tavola e lei fece questa azione col coltello, quindi Achille il giorno dopo la invitò nell'area, cioè l'area aperta era un recipiente dove entrarono tantissime cose, più nel mio caso anche, non so se insomma, non erano le mostre vere e proprie, era un accadimento continuo molto sì, anche interessante. Questa aveva una cadenza forse di erano come volutamente fatte ad ore, nel mio caso, nel senso che c'è una giungla che viene proiettata come fosse un affresco, un affresco. Sì. E, almeno nelle mie intenzioni chiarite più successivamente, sono i 3 testi, il romanzo da cui nasce la storia di Tarzan, la versione di antologia delle immagini del cinema di Tarzan e il fumetto. Quindi io faccio una lettura mentale, così anche distraente, su questi testi, e stando lì per un tempo abbastanza lungo cambio posa, ecco. Tutto qua. C'è una foto molto e carina. C'è un sonoro che mi donò il cosiddetto amico degli animali di allora. Ti ho fatto una sorpresa, guarda. Esatto, io andai a trovarlo, aveva un negozio nel sotterraneo della stazione Termine e lui molto simpaticamente mi preparò questo nastro con tutte le voci degli animali della foresta, della giungla. Viva questa famosa trasmissione. Sì, io seppi che lui stava lì, andai da lui. Ecco, che il rumore veniva da quel registratore, sì, giusto? Sì, esattamente. Ecco, qui siamo al primo tableau vivant di Luigi Ontani. C'è una foto molto bella in un libro, ma non sono riuscita a prendere, era piccolina. Ci sono dei bambini che giocano e sì, leggono sì, i fucci, sì, ti sottraggono. Questo. Poi riconobbi, erano i figli di Tamburi, che ha fatto una mostra recentemente. Ah. E tu sei, diciamo, occupato, sei su una pedana intanto. La pedana è una cosa che appronti tu o è una cosa che no, era lo trovata faccio lì? Fare per prendere una distanza, come desideravo da sempre, e porre un filtro alla realtà, come dire. Era un garage, era molto drastica il contesto, per cui chiedo un piedistallo, ecco. Anche questo è interessante, posso fare una parentesi. Allora, diciamo, l'unione, l'eliminazione della frattura tra arte e vita è tra la tua vita e l'arte, non tra il quotidiano, quello che si trova intorno. E quindi questo assume anche un carattere di esemplarietà, in qualche modo, no? Cioè non è un mischiarsi alla vita per vabbè. Comunque è una vera pelliccia. Cerco di sottolineare. Se fosse ora. Ancora questo è un tipo di tapre diverso, ci sono questi magnifici libri che credo siano i classici dell'arte Rizzoli, che peraltro sì, escono alla fine, credo no, che il primo questo, sia del 66. Questo invece è esattamente I maestri del colore di Fabri, che io prendevo ancora anni prima in edicola ogni settimana, quindi volutamente faccio questa elementare tautologia di portare il Ratto delle Sabine in mano come informazione attraverso la pubblicazione e difatti poi qualche anno dopo io spedii, non ricordo se esattamente questa immagine, l'Enciclopedia dei Fabbri, un'immagine dove io citavo queste enciclopedie popolari, come dire, dei Fabbri. È vero, erano sono i fascicoli, quelli non rilegati.
la figura che riprendi credo sia quella in fondo a destra. No, avevo fatto diverse pose. Questa è la più esemplare, ritieni la più esemplare. Però eccoci. Sono disarmato, armato dell'arte. Questo fu l'invito dell'attico che veniva poi proiettato come immagine nella stanza dove c'è una possibilità di porta-finestra, quindi lo si vedeva attraverso i vetri di questa stanza trasparente ma chiusa. Quindi l'angelo veniva e come invito e come proiezione in una stanza. Dunque l'attico nel 1974 ha già una storia, no, Fabio non c'è forse bisogno di ricordarla, qui naturalmente tutti la conoscono, una storia nobilissima, e questo non è più, dico bene, non è più l'attico garage, no, infatti il cambiamento è l'attico fu quello, di Via del Paradiso, sì, dove Sargentini, insomma, mi sembra un po' strano parlare, insomma, comunque in qualche modo lascia lo spazio del garage che era stato lo spazio della performance, della, e sceglie un appartamento in Via del Paradiso dove tante volte ha ricordato questo fascino, questo appartamento che è tuttora sede della sua galleria, con gli affreschi, con le porte dorate, si cambia, è un cambio deciso e potente di sensibilità. All'interno di questo meraviglioso appartamento, che appunto conoscerete perché ancora oggi la galleria di Sargentini, tu fai questa prima mostra, che è la tua prima mostra all'attico. Che considero come fosse la mia prima mostra in assoluto, in quanto la chiarezza o la convinzione ha trovato, diciamo, nel modo più assurdo una maniera che mi esemplarizza, e quindi la mostra è articolata in tutte le stanze, alcune come in questo proviamo caso. Proviamo a vedere quello che possiamo. Ecco, c'erano tre tableau vivant che davano vita invece alle altre stanze che erano già le immagini fotografiche a grandezza naturale. Questo è Don Quixote con un cavallino che è evidente prendemmo in affitto, se ben ricordo, da una giostra al Pincio. Ho il testo in mano del Don Chisciotte, però in originale, se ben ricordo. E poi avevo anche in questo caso tre esempi: uno è la letteratura, uno è l'opera, quindi il Don Giovanni, e l'altro è il fumetto, quindi Superman. Sono tre tableau vivant che vengono ripetuti in giorni diversi, con invece la mostra che li completa. Nelle bacheche all'entrata potete vedere il biglietto d'invito della mostra, dove oltre all'immagine dell'angelo veniva inviato il cartoncino con, ah, sì, c'è un programma, Dante con, e Pinocchio, sì, con Dante e Pinocchio, e gli orari in cui lui Giontani ripeteva le sue azioni. Tu leggi, se no, praticamente non leggo, una lettura mentale, okay. Non leggo, cioè sfoglio, probabilmente non mi ricordo, anche leggendo mentalmente. Sei, diciamo, però assorto, c'è sempre una, nel tuo mondo, una colonna sonora di cui ho un bauletto da qualche parte, ma non mi ricordo esattamente. Certo, nel Don Giovanni era Mozart, ma ripetuto un estratto. Non mi ricordo. Fabio si ricorda? No, Fabio non si ricorda mai nulla, no. È la sua qualità, non lo sto provocando, ma... magari anche tre. Poi, no, credo fosse il canto dei grilli, non sono sicuro, nel Superman, perché è notte, penso, non sono sicuro. E Don Quixote? Guarda, io ho i nastrini, basta cercarli bene, e posso... Qui siamo di nuovo all'attico. Sì. Ora, non è ancora chiaro, forse in questo momento, una caratteristica dei tableau vivant. Spesso mi sembra che Luigi, il tableau vivant lo usa anche per dialogare con il luogo nel quale si va esprimendo. Mm-hmm. In questo caso, 24 ore su 24, una mostra, un'iniziativa
che ha la durata di i giorni che vediamo lì nella data, cioè dal 25 al 31 gennaio, e che non finisce mai, con un calendario molto intenso. Anche l'invito di questa mostra con il calendario e tutto quello che accadeva orario per orario lo trovate nella bacheca, è foltissimo, ci sono moltissimi artisti. Scritto da Anna Paparatti. Con questa calligrafia che poi sarà la calligrafia di tanti inviti dell'Attico, e Luigi Ontani sceglie di impersonare Dracula. Allora faccio io una domanda così un po': come mai all'Attico di Fabio Sargentini fai Dracula? Ha un qualche nesso? No, siccome vampiro. Il tempo di invito era una continuità del giorno, della notte, 24 ore su 24 per l'arco di una settimana, appunto per quello decisi di fare, di vivere il passaggio dalla notte al giorno, anche perché forse posso investire di letterature, di cronache, di memorie, ma anche sicuramente deformi, ma era il tempo in cui si viveva passando la notte a dialogare, a interloquire, a distrarci fino all'alba. Quindi mi sembrò l'ideale occasione per esprimere questo passaggio. Io sono in posa col testo di Dracula in quest'urna, e aspettando il giorno, e quindi chiudo il libro e dormo. Quindi è molto semplice dire. E quest'urna da dove? Trovata e affittata assieme a Fabio in un luogo di enciclopedia di oggetti Rancati, esattamente. Ah, beh, certo. Che era tutto, era come un alfabeto della storia degli oggetti nel tempo del mondo, no? E quindi si trovava praticamente tutto, era rivolto come per il cinema e il teatro, quindi alcune cose io le ho trovate. A proposito di Dablo Vivà, mi hai parlato anche del modo in cui reperivi alcune immagini. Quando abbiamo visto quella della giungla, mi dicevi che le cercavi presso il servizio iconografico dell'enciclopedia Curcio. Sì. Un altro appiglio era quello, quando avevo bisogno di immagini scientifiche o comunque oggettivamente credibili, ricorrevo a questi bellissimi fotocolor che mi prestavano questa signora addetta all'archivio dei Curcio. Sì. No. Conta 40-50 spettatori, e quindi era una cosa abbastanza eccezionale, e lui appunto aspettava il sole che sorgesse, ha scelto quella posizione perché la finestra aperta, lui si addormentò appena il raggio di sole colpì la bara, che era un oggetto abbastanza straordinario perché era servito a Carmelo Bene per una sua... Forse Salomè? Non lo so, non mi ricordo. E mi ricordo un'altra cosa molto bella, perché ce l'ho negli occhi, siccome uscivamo poi tutte le sere eccetera insieme, e io dovevo naturalmente prendere questo oggetto per conto di Luigi, che l'aveva naturalmente scelto e approvato, e me ne andai abbastanza presto da questa cena, presi un taxi e Luigi mi inseguiva dicendo, perché voleva che l'affittassi, Fabio, la mia bara. Ognuno la racconta e la ricorda a modo suo, non mi ricordavo, giuro. Beh, meglio la mia bara che la mia birra. Forse è meglio la birra che la bara. Ah no, scusa, mi ero confuso, non bevo, quindi. Beh, questo è il Dante Grillo, è un periodo che... Come dire, mi invento i mostri sette arti, adesso certo con questi grilli che circolano, e quindi l'avevo soprattutto fatti espressi stando ad Amsterdam, la prima mostra The Apple, che venne Wismal appunto all'Attico e quindi mi invitò per un'apertura di questo centro culturale. Alcuni sono collocati nella natura, quindi l'albero cavo, diverse, al mare, nel Mediterraneo. Sì, difatti. Tutto un ciclo che poi esposi anche in una mostra quasi labirintica, che
e quella appunto seconda mostra fatta al lattico. Un'altra diciamo, particolarità, abbiamo detto, i tappeti volanti in bilico è l'ibridazione, che è anche una figura che sì, porta a sì. un'idea di abbracciare un tutto che sì, sì. Sul quale molto. Beh, erano citazioni non dichiarate, questo è l'androgeno comunque fra Bregel e Bosch, proprio perché si trattava di mostri nel nord Europa, ma che comunque stava esprimendo indipendentemente dalle mete, poi alimentate o estese rispetto alle mete espositive. Queste sono le grottesche appunto dell'attico. Ecco. Questo è un mille piedi o mille arti, diventò in seguito la cartapesta del mille arti. Anche questo. Ecco, no. Scusami, queste sono sette arti. Sono ottenute con sono montaggi. Per eccezione sempre delle mie fotografie, sì, sì. Nel caso dei mostri sono foto fatte da me stesso senza condurre i fotografi, perché erano, si può dire, dei ritagli che portavo con me in viaggio e nella natura e nell'artificio, quindi sono dei ritagli. Prima faccio le foto a nudo, le ho ritagliate, rifotografate. Ad esempio dei tappeti volanti ce ne sono centinaia e centinaia nei miei bauli, in un'illusione di fare un libro che non ho mai fatto di 365 tappeti volanti. E non a caso c'è una mostra adesso a Villa Medici. Ecco ancora la... Questo si può dire ancora... Ma però anche qui le date sono molto... Sono così, non lo so, in quegli archi di non anni... Non credo sia facile, no, datare le... Ecco, qui siamo, questo è il ciclo che ora è conservato al Maxi, e siamo di nuovo all'attico. Sì, perché nell'arco di un anno, forse dovrei lasciarti parlare. No. Nell'arco di un anno, proprio anche col supporto di Sargentini, feci quattro stagioni in due luoghi, quello di mia origine e quello di Roma e dintorni, Ostia Antica, le ore con la collaborazione di due fotografi, uno era Onofri a Roma e uno era Bastelli a Bologna. Quindi le ore portano dei simboli indicativi ma anche aleatori, non proprio iconografici, in alcuni casi sì, e nel corso delle pose trovai anche delle cartoline di riproduzioni rielaborate di Raffaello, quindi ci sono uno o due ore che ho un'immagine di un Raffaello in mano riferita alla stessa ora, però sono fatte direi con un'iconografia alquanto libertaria, cosa che in seguito invece rendo più precisa consultando dei dizionari di iconologia o iconografia, proprio soprattutto nelle maschere. Questo manto che porti è una specie di summa da uno spettro dall'alba, dall'aurora al tramonto? Sì o no, in quanto sì, potrebbe essere, ma sono tre sete che in un qualche modo hanno l'elemento, il sentimento di una somma fra maschile e femminile androgeno. Questa era un po', come dire, didatticamente. L'unione che poi... Poi l'orologio di cui sposto l'ora è, se ben ricordo, una riproduzione del Mantegna. Questo quadrato che qui mi dice non è leggibile, sì. Che è sempre, ecco, questa ecco, è una foto erano scattata proiettate all'attico. Non stampate le ore, ma proiettate come fosse appunto un affresco, che circolavano in due sale congiungendosi come il tempo che non vola ma passa. Invece l'immagine di Adamo ed Eva fanno angolo quasi speculare, sono due grandi immagini fotografiche stampate. Adamo ed Eva sono le foto che abbiamo visto prima insieme insomma si vedono in parte nella... Qui siamo un'altra avventura con l'attico. Decidete come nasce l'idea di questo viaggio? Beh, io con Fabio feci anche Cristoforo Colombo, chiesi a Fabio che mi
accompagnò a New York come Cristoforo Colombo. Negli stessi anni poi anche Fabio stava facendo questa avventura dell'Attico in viaggio, che fu sia in India che sul Tevere. La partecipazione degli artisti ci fu, ma mi sembra di ricordare in alcuni casi anche limitato, relativa. Nell'Attico sul Tevere io scelsi la maschera più stereotipata e ovvia di Rugantino. E poi... Ecco, una parola sulle maschere. Forse dovrebbe raccontarlo Fabio, se volesse, non so. Poi dico un po' su questo Lattico in viaggio. È chiaro che eravamo interessati a Kerouac, a On the Road, quindi in qualche modo questa era, diciamo, la spinta e l'ispirazione. È stato fatto in due tempi. Questa è la traversata del Tevere fino a Fiumara Grande, dove si sfociava in mare aperto, e questo era importante. E poi in seguito appunto l'Attico in viaggio in India, che è stato poi una scoperta. Luigi c'era andato l'anno prima, ma certo l'India a Roma circolava dal 72, perché io ho molto puntato sulla musica e sulla danza indiana, musica che era stata presa da ispirazione dai minimalisti americani come Philip Glass, alla Monta Young, eccetera. Quindi c'era un clima molto favorevole a questa cultura indiana, e lì credo che Luigi abbia scoperto, lì è stato molto importante, perché Luigi in questo viaggio, in questo successivo, eccetera, cosa vide? Vide i fotografi indiani che, come dei daguerrotipi, ecco, fotografavano in bianco e nero e poi dipingevano a colori con dei loro pigmenti. Quindi questa è stata in fondo la scoperta che fece Luigi, e credo che adesso lui potrà darvene conferma. Lo sostenne in quel momento in cui ci fu il passaggio dalla fotografia alla pittura, perché quella fu una crisi tremenda per tutti gli artisti concettuali, e quindi anche in fondo per Luigi, che lavorava molto sulla fotografia, ma dipingendola, perché poi dopo gli indiani ha cominciato a dipingere lui personalmente, ha tenuto botta, credo, almeno forse ve lo dirà anche lui, al fatto che tornava alla pittura e in qualche modo accantonavo, almeno parzialmente e temporaneamente accantonava il video, la fotografia, quello che sta, il contrario di quello che sta succedendo adesso, in sostanza. Non può dire lui se questo gli ha dato forza in quel momento, perché effettivamente l'interesse era calato su certe forme espressive a vantaggio della pittura. Sì, questa è una lettura possibile, però non era l'elemento del mio comportamento, cioè non mi sembra, pur consapevole di ciò che sta relativamente succedendo attorno a me o con me, in rapporto, in relazione con il contesto che vivo, il mondo che desidero, che c'è e non c'è, cercato sempre di non lasciarmi condizionare, di trovare uno spazio, un sentiero, di poter comunque fare delle cose indipendentemente dagli svolgimenti del linguaggio o delle mode. Quindi anch'io ho dipinto riconsiderando, perché no, i capricciosi, i miei acquerelli della mia tarda adolescenza. In quel caso, come tuttora, io continuo il mio viaggio in India, dove sono stato pochi giorni fa per un transito, un passaggio di 7-8 giorni, visto che c'è un volo diretto finalmente, e continuo a fare le foto dipinte in India, in un'India che non c'è più. Quindi per me è ancora più interessante, perché è un vecchio fotografo che si chiama Opi, che io risuscito, e si ritrova volonteroso al mio passaggio, e continuo a fare le foto anche se lui è attivo in un laboratorio dove si usa quanto mai e di più il computer. Quindi, a differenza di allora, che era un viaggio anche in un linguaggio che però, ripensandoci, io in modo diverso conoscevo, perché la Pierina Olivi del mio paese dipingeva le foto, cosa che poi gli eredi naturalmente hanno buttato tutto, però lei già in quegli anni della mia infanzia faceva i ritratti al paese con magari pastellati, acquerellati, in un fare e non sapere diverso, perché l'India non solo portava colori e sapori, ma ben altro. E io continuo a proiettarmi su questa prospettiva che c'è e non c'è, quindi ogni volta aggiungo a questa quadreria, a questo viaggio, delle diverse pose. A volte porto con me anche maschere
e che mi è stato più facile o significativo fare a Bali, quindi riporto con me. È un atto anche di volontà, perché io mando la carta barrettata, cioè come dire priva di plastica, che trovo in Europa, cosa rara, e la spedisco in India. Invece allora c'era la carta di Pondicherry, c'era la carta Calcutta, non c'è più niente di tutto questo. Per me è una volontà, è una continuità che desidero appunto portare avanti, indipendentemente dai cambiamenti, senza nessuna nostalgia, e come la convinzione di poter dipingere ad olio anziché ad acrilico. Poi un altro artista può trovare altre soluzioni. Sulle tecniche che tu usi, naturalmente ci sarebbe molto da parlare, e non, così non voglio neanche un po' perdere tempo a dire delle cose forse scontate. Luigi Ontani è un artista al quale hanno molto guardato le generazioni anche successive per una varietà di tecniche che ha saputo mettere insieme. Guardate i lavori di prima: c'è il suono, c'è l'immagine, c'è la fotografia, c'è il corpo. Però è anche interessante, rispetto a quello che dicevamo prima, anche la contemporaneità delle tecniche che tu usi. Si può anche dire se non che... le ho vissute come sperimentazione tecnica o come materia, cioè quando dei pensieri, dei progetti o delle fantasie trovano possibilità in diverse, per dire, così come il vetro o la ceramica, io le ho considerate in quella possibilità, non come materia. La materia è pertinente al pensiero, al progetto, quindi anche la fotografia, che mi piace che sia una fotografia che porta la densità della pittura, ma non soltanto perché l'ho dipinta io o l'ho ritoccata dopo aver scelto i colori e aver seguito il processo di pittura fatto fare volutamente agli indiani. Questo avviene anche con le maschere, già in quegli anni, partendo appunto, come ho ripetuto più volte, dalla commedia dell'arte italiana, dalle maschere di cartapesta, per poi fare il giro del mondo e cercando gli eredi ideali. E non, era molto importante che fossero proprio quelle, poi se quelle, intendo, erano di legno, io ho rispettato il fatto che fossero in quella materia, ma potevano essere anche di una polvere, di una pasta di cui non conosco nemmeno il segreto compositivo, come dire. E così anche il discorso della fotografia senza essere fotografo, o della ceramica senza essere ceramista. Per cercare di, come dire, mantenere un filo conduttore nel racconto della serata, ancora questo tenere tutto quanto unito insieme, in fondo hai dei rapporti meravigliosi. Non succede quasi per nessun artista leggere nei libri i nomi degli artigiani e dei tecnici. Rispetto che invece nei tuoi libri sono costellati, sappiamo i nomi di tutte le persone che hanno realizzato le tue opere. Non è un debito, ma è un rispetto, una considerazione, la virtuosità, tant'è vero che quando alcuni galleristi mercanti non pagano gli artigiani, io copro anche questo debito, non solo ideale, ma comunque un po' anche questo, per queste cose, diciamo, è successo anche questo, perché ho detto che le persone che lavorano vengono pagate, indipendentemente dalla venturosità furbastra di certi mercanti. Comunque scusate, non sto parlando parlando dell'epoca successiva. Questo non era riferito assolutamente a Sargentini. Ah, no, Fabio, un mecenate eccentrico, quindi. Precisiamo. Comunque questo è un modo come... Questa mascherina è intitolata, non a caso, l'ho presa semplicemente perché era la più piccola e anche la più capricciosa, è intitolata Sdegno Degno o Degno Sdegno. Non so se c'è sempre, vedi, c'è sempre il dubbio, chi è dentro, dentro, chi è fuori fuori, o chi è fuori volto. Fuori, è sdegno o degno? È bello, sono degno. Sono delle possibilità aperte, il bilico è bilico. La foglia di un tram. Questo, ecco,
a proposito di questo, diciamo, forse mi sembra di aver sentito certe volte raccontare questa, diciamo, impresa, e anche te ne ho vista fare un'altra durante l'inaugurazione della mostra della Sonnabend alla galleria, sulle scale, esatto, della Galleria Nazionale Arte Moderna. Tu sei arrivato vestito da Cristoforo Colombo, non lo chiamerei un campanilismo, però sicuramente è forse ribadire una contrapposizione. No, in quel caso era un dispetto. Ecco, appunto. Era un rispetto, dispetto. Perché forse anche in questo caso? No, Cristoforo Colombo, appunto, sbarca in America. Il costume mi fu donato, preparato da Tirelli, come altri, sempre dei per tuoi. Merito di Graziella Lunardi, come introduzione, e appunto Sargentini Fabio mi accompagnò, John Jones ci ricevette, incontrammo, come dire, non proprio casualmente Gwen Thomas, che documentò questo mio accadimento. E sono in bilico sulla lapide, e in italiano e in inglese, è una doppia faccia, dall'altro lato è in inglese. E ho spedito delle fotocartoline dalla posta del Prince Street, che adesso è un luogo di computer, agli amici o alle persone che ricordavo, ecco, in giro per il mondo. Sono delle fotocartoline. Comunque, a proposito di dispetto, allora, se da una parte c'è un tentativo di tirare dentro e di unire, molte volte le tue maschere, penso anche, non so, a Gianduia o a Rugantino, sono personaggi del dispetto, della contrapposizione. Beh, la commedia dell'arte è una grande attrazione per poter proiettare oltre la tradizione certe. Ciao Fabio, grazie. Parola mossa, volevo dire un'altra cosa che forse non si è capita. Sì. Cioè, lui, vestito da Cristoforo Colombo, è venuto in aereo con me, cioè abbiamo fatto un viaggio in aereo così, questo forse non si capiva. Difatti ricordo che Fabio era molto disinvolto. Mi sembra che questo, insomma, l'ha detto, insomma. E quindi all'aeroporto, alla dogana, insomma, vi faccio immaginare gli americani come hanno preso la cosa, insomma, voglio dire, però alla fine siamo riusciti e poi si è fatta la cosa, c'era Giorgione. Brindarono anche, brindarono. Sì, brindarono, ma insomma comunque era importante aggiungere questo dettaglio, vi saluto. No, invece la cosa di Liana Sonnabend lo tengo non per fare delle considerazioni oltre l'ideale, ma mi presentai alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna come Cristoforo Colombo, pur essendo la mia galleria di riferimento per tanti anni, forse 13, e naturalmente io non ero nella mostra, ma non c'è problema, perché per quanto un artista sia esibizionista non può essere in tutte le mostre, però mi sembrò eccessivo, e quello che si ripete, cioè c'è una provincialità di sudditanza e di sterofilia che porta sempre all'oblio anche certe cose che è molto imbarazzante, questo succede tuttora, cioè non so perché, penso che allora mi venne voglia così di presentarmi appunto come operetta vivente, no? Vediamo se andiamo alla mostra proprio che fai da Ileana Sonnabend. Ecco, è qui. Sì, c'è una gigantesca. Ieri sono stato al premio Nettuno e le formiche con le ali viaggiavano sulle mie spalle. Durante il giorno avevo dato la caccia delle coccinelle, invece sono venuto via dagli Appennini con delle formiche sulle spalle, mi guardavano come che le avessi portate con me a spasso. E l'Indifferan, appunto, Ileana mi invitò e feci questo omaggio che come alibi, esattamente, però attorno c'erano immagini gigantite, tappeti volanti, mostri, sette arti, c'era tutto un ambiente. Tu hai in mano li tieni in mano come negli altri da pre, alcuni sì, c'è la riproduzione, cioè, come una cartolina ricordo dell'Indifferent. Questo Indifferent è anche il nome di un racconto di Proust che viene
si dice forse, no? Riferito al Watteau. Qui forse dobbiamo spendere due parole, che esce proprio in questi anni, ripescato dallo studioso di Proust, e nel 78, due anni dopo, io ho un'edizione dell'87 a casa, viene, ieri sera così magari, viene pubblicato da Einaudi con una meravigliosa introduzione di Giorgia Gamben, che fa un lungo, introduce a questa idea dell'indifferente come qualcosa che suscita l'amore e come l'amore qualcosa che è indissolubilmente legato al vizio. Pensiamo ad Albertine, la tanto amata dal protagonista della Recherche, e a quanto viene prospettata, così intuita come viziosa, e anche nell'indifferente di Proust il protagonista amato dalla donna è invece un protagonista che si viene a sapere dedito così a frequentare delle donne ignobili. Allora è interessante anche questo aspetto dell'amore visto come vizio e soprattutto come rapporto. Però a proposito di Watteau, forse è molto strano che è un artista, non è strano, forse invece è molto, che è stato, diciamo, tu ti accosti a lui. Luciano Fabbro fa un lavoro, un d'après Watteau completamente diverso, con una tenda da campeggio. Anche Paolini. E anche Paolini. Ed è anche qualche questo, anno dopo, però. Sì, Paolini è dopo, l'abbiamo visto a Villa Medici. Per prioritario. Perché il fatto. E no, io è un artista che ha speso la sua, allora è l'anticorpo prodotto dalla società francese contro la società dei lumi, e qui ritorniamo in qualche modo a Foucault e al discorso sul nostro differenza del modo di pensare. Si stanno creando degli anticorpi contro, diciamo, una priorità della società contemporanea nei confronti di di un'attitudine razionalista nei confronti della vita, della scienza, che può spiegare tutto. Esiste una vita del mistero, esiste il tempo dell'indifferenza, della svagatezza, della perdita di tempo apparentemente inutile, ed è un pittore straordinario che appunto nell'epoca in cui si sta mettendo in pentola, no, l'illuminismo, lui altro non si occupa che di musicanti, di attori e di un tempo completamente dedicato allo svago. Comunque ammetto, Agamben a modo mio l'ho studiato, poi però nel caso preciso del tableau vivant ero nudo, vestito del ramo di ontano che avevo fotografato all'Orto Botanico a Parigi, ed è appunto queste fronde che mi avvolgono, il capello l'avevo fatto realizzare esattamente come nel quadro, e anche in questo caso mi aveva aiutato Tirelli, e attorno c'erano diverse immagini che facevano appunto questo ambiente unico. Una piccola curiosità, quanto rimanevi così? Il tempo io non lo valutavo, comunque era un periodo in cui riuscivo con più naturalità ad estraniarmi, quindi stavo dei tempi molto lunghi, non lo so se era un'ora o più ore, non lo so, non me lo ricordo. Era molto facile per me, forse era l'indifferenza dichiarata ma non poi vissuta alla società dell'arte contemporanea che mi ha reso meno concentrato e meno estraniato, forse. Esatto. Vediamo ancora qualche immagine, questo piccolo quadro del Louvre. Le conoscono già tutte questi problemi. No, comunque Gentiluomo con Tricorno era appunto anche un altro paradosso, perché ho raccontato altre volte questo. Il fotografo con cui esprimevo certe immagini come l'Olimpo o altre immagini era proprio l'erede di Secco Suardo, quindi Secco Suardo, il fotografo, esprimeva per mio conto certe immagini, essendo invece loro stati mecenati committenti di alcuni ritratti speciali di Fra Galgario. L'avevo scelto come alibi anziché cercare degli alibi su Milano, pur essendo Bergamo, e quindi
difatti, ecco il girasole, ecco, insomma, si ripetono alcuni elementi, c'è l'iris. Scusami, eccolo questo, qua. Eccolo lui. Mm. Non c'è anche un'assonanza tra il nome di Fra Galgario, Giuseppe Ghislandi, e il cognome di uno dei due galleristi? No, ho pensato, no. No, era soltanto che anche a quel tempo Fra Galgario era abbastanza un mistero, sì. Non è che fosse così. E questo è uno dei tableau Ivan più estesi, più grandiosi che ho fatto su diversi piani, ed era appunto articolato come affrescando tante colonne, c'era un'arpa, ero vestito di verdure, di frutte, di cavolfiori, di carote. Ecco, questa è Medici Prince. Questo di nuovo dalla Sonneve, questa volta a New York, prima eravamo a Parigi. Il vestito è un costume microscopico, un mini costume che mi viene proiettato e mi veste. Questo era l'invito che fu stampato in India, appunto, delle prime immagini dipinte. Naturalmente, ma insomma, diciamo, questa cultura dell'altro, che è una cultura che in Europa ha una magnifica fioritura dopo la Seconda Guerra Mondiale, forse proprio a causa di questa guerra drammatica, penso sempre a Paul Celan come idea, diciamo, di ricerca dell'altro, di andare, ora, diciamo, viaggi o non viaggi, è proprio un offrire, un considerare l'opera un dono degli altri e qualcosa che si fa anche con gli altri. Qui diventa, come dire, abbracciare, tu che, diciamo, finora ti sei occupato di santi e di dei delle figure dell'arte occidentale, abbracci un'altra cultura che fra l'altro si sposa anche in maniera straordinaria con il tuo modo di pensare, di essere, come dire, aperto verso l'altro. Parise scrive una cosa molto pertinente, cioè sei l'unico artista che può veramente considerarsi autre. Comunque, nello stesso momento o periodo esprimo sia il San Luca, che era un riferimento al Guercino, sia la mitologia orientale, indiana, quindi da Shiva, da Hanuman, e quindi è una commistione di diverse possibilità di ventaglio culturale, che non è soltanto, non è assolutamente soltanto una nostalgia orientalista. Certo, l'altrove è attraente pensarlo in Oriente, almeno fino a poco tempo fa. Quando sono tornato l'altro giorno, la cronaca vuole che mi è sembrato di tornare in India arrivando a Roma, però lo dico per paradosso, ecco, perché l'India attuale, almeno nell'aeroporto di New Delhi, è una città grandiosa, monumentale, tecnologicamente straordinaria, tutto efficiente, molto sbalorditivo, no? Per cui, cioè, non si tratta solo di letterature o di mitologie. La letteratura su di te vuole che tu parti la prima volta per l'India con un libro di Pierre Loti. Sì, esattamente. Però è un elemento di compimento, che è il sentimento più letterario e più, almeno per me, attraente. Eccola qua. E quando invece, chiaramente, l'ho detto altre volte, avevo anche già letto Levi-Strauss, eccetera. Per cui però era più interessante riprendermi un elemento così dissonante, fuori dal tempo e romantico come Pierre Loti. Pierre Loti è come l'espressione anche di una meraviglia, di una predisposizione ad essere stupefatto in qualche modo. Sì. Da questi posti che lui visita, gli amori che vive. Ma anche la mostra di Parigi portava un elemento di riferimento a un'amnesia, al pittore, che sono anche delle stoffe preziose. La mostra di Parigi? Dell'Indifferent, in verità era anche Watteau, abbiamo detto, no? No, non era Watteau. Come? Dragonard, non siamo tutti. Era un pittore svizzero che ha viaggiato molto in Oriente, che
verrà in mente. Lyotard. Difatti era Lyotard. Per dire, erano degli elementi così uniti e mescolati, no? Ibridati. No? Bene, forse ecco, qui siamo alla Biennale di Venezia, sì, sì, dove ricostruisci una parete che però è già presentato all'Attico, e questo forse è un po' diverso rispetto agli altri tableau vivant che fai, siamo in una dimensione spaziale, siamo in un altrove spaziale invece che culturale, altrove è un'altra parola magica, di, insomma, un'altra parola propria di Luigi. No, comunque questa è una, l'astronauta, proprio trattandosi del Kitchen a New York, quindi scelgo un soggetto che illuda su quello che non è poi mai ancora avvenuto, il volo spaziale effettivo, e quindi prendo delle immagini sia dell'osservazione del cielo di Creti, ci sono anche delle citazioni di De Chirico e molte immagini cosmiche sono proprio della, quell'archivio dell'enciclopedia, la ciambella che poi aprirò le braccia e volerà in cielo era il risultato un po' goffo di un progetto di essere sospeso veramente da un tappeto che poi invece non... Non siete riusciti a costruire, no, esatto, nonostante le cronache dicono vi siete rivolti anche alla NASA. Esatto, e a Broadway. Ecco, siamo diciamo alla fine di questo nostro racconto, siamo da Mario Diacono nel 1979, questo... E sono diverse immagini che io do l'attributo dei mesi, e che alcune già esistevano, quindi l'acquario finisse al suo mese, oppure l'immagine di omaggio al pellegrinaggio di Fersen a Ferragosto, Marte a marzo, e la mostra è articolata anche con un ventaglio di immagini, con un sovrapporta, era un ambiente dove l'immagine fotografica dipinta assumeva anche un aspetto di volume, così come si vede, ecco. E ancora con questo acquarello e con ecco, questa credo sia l'ultima delle nostre immagini, con questo autoritratto in carta modelli dorati, dove in qualche modo il tuo aver assunto su di te la responsabilità di questa congiunzione tra arte e vita, per ora, almeno in questo ciclo di opere, lo affidi di nuovo alla carta disegnata o acquarellata, ci sarà, sarà poi una stagione, no, della pittura d'olio. Ho raccontato altre volte, sono esattamente i cartamodelli per il sarto, completi anche dei cartamodelli per le scarpe, per la langusta, eccetera. Sono disegnati in oro, a pennino in oro, e portano all'interno elementi ornamentali ma anche simbolici, allegorici, quindi sulla mia propria storia c'è l'annunciazione che abbiamo visto prima ed altre immagini che sono esemplari del mio viaggio, e ho creato questo baule come fosse un portastrumenti, Montovolo, il periodo che io ancora a Bologna avevo delle collaborazioni con gli studi che facevano i modelli per l'architettura, quindi è un'esatta scala della planimetria del monte, mentre gli acquerelli che abbiamo intravisto prima è una mostra prima da Lucio, no, non era la prima mostra comunque a Napoli da Lucio Amelio, dove ho scelto di acquerellare degli acquerelli giganti come delle mitologie, di coppie mitologiche, quindi potevano essere Pinocchio e Geppetto come Chirone e Achille o Stalle e Olio, se ben ricordo anche. E voilà. Io dico due o tre parole soltanto, forse il bilico, l'altrove, però lascio a te l'ultima parola. No, l'ultima parola, io di solito concludo con viva l'arte, però preferirei ravvivare la situazione con qualche domanda, non la posso fare a me stesso, ma cioè, non lo so.
Nostalgia? Io ho fatto una maschera intitolata Melanconia, Nostalgia. No, io non ho delle nostalgie perché il presente comunque è eccitante. Certo, qui siamo a un'archeologia della mia avventura ed è straordinario che venga ricordata. Quindi viva l'arte!